Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video daremo un'occhiata al nuovo iPhone che mi è arrivato quest'oggi. Mi è stato dato gratis, quindi diciamo che è veramente un buon affare per quello che è. E quindi andiamo subito a dare un'occhiata a questo iPhone. Eccolo qui, questo è l'iPhone. Noterete subito che è sprovvisto di schermo, in quanto appunto me lo davano senza schermo. Vedete che ho staccato la batteria per evitare di danneggiare i vari componenti che ci sono all'interno. E come vedete è un iPhone 5S. Da cosa lo deduco? Dal semplice fatto che non c'è nessun simbolo SE o cosa del genere, quindi non è un iPhone SE, ma è un iPhone 5S. Ho già tutte le specifiche, è un 16 GB, quindi abbastanza buono come capienza. A questo punto voglio controllare che tutto sia in buono stato. E come farò? È semplice. Quello che vedete qui è quello che in gergo viene chiamato video ingranditore, meglio è il suo vero nome, diciamo. E lo userò appunto per andare a dare un'occhiata alla componentistica di questo iPhone. Quindi quello che faccio adesso è semplicemente infilarlo qua sotto. E noterete le immagini qui nello schermo. Quindi allineiamo il tutto e vediamo cosa riusciamo a inquadrare. Ecco qui. Posso tranquillamente muovere il ripiano. Partiamo da sopra, ad esempio. Posso zoomare ben 16 volte, quindi possiamo godere di tutti i più microscopici dettagli. Direi di andare proprio nel profondo adesso. Ecco qui. Questa è la componentistica dell'iPhone, potete vedere che a parte un po' di polvere non vedo niente di grave. Guardate la videocamera, questa è proprio la videocamera, sembra qualcosa di gigantesco. Vedete che ci sono un po' di granelli di polvere, ma niente di grave. La connessione qui è buona, ancora buona, si vede perché è bella serrata. Ecco gli inserti dello schermo, che sono ancora in buono stato, potete vederlo benissimo. Se volete andiamo a zoomarli nel dettaglio, più dettaglio di così non si può. Guardate qui, questi sono tutti gli inserti dello schermo e a mio parere, come vedete, sono abbastanza buoni, dai, anzi direi che sono davvero in buono stato, a parte un po' di sporcizia, infatti poi andranno un po' ripuliti. Qui c'è numerosi altri inserti e questo è l'ultimo inserto dello schermo. Adesso direi di andare un po' più giù ad osservare, ad esempio, la batteria. Qui è dove è alloggiato il processore e questo è l'inserto della SIM. L'inserto della SIM che a mio parere è davvero in buono stato, lo vedete anche voi. Continuiamo a procedere. Qui ci sono un po' di viti che tengono insieme il tutto e qua sotto si trova il resto. Qui c'è un po' di corrosione, non so, non ho idea di che cosa sia. Comunque sia, non è un iPhone in uno stato perfetto, ma in uno stato abbastanza buono, oserei dire. E qui siamo arrivati dove si trova il collegamento della batteria. Infatti è questo qui, eccolo qui. Vedete che è staccata perché, come vi ho detto, io non voglio rischiare di danneggiare le piccole componenti che ci sono all'interno. Allora lo sposto un po' così diamo un'occhiata anche alla connessione del tasto home, che questa è davvero piccola, anche zoomando parecchio potete vedere che riesce a prendere buona parte dello schermo. Ecco qui. Sì, è buona, dai, è in buono stato. È davvero microscopica perché se io la paragono alla realtà, osservate, guardate qui, si trova qua in fondo. Ora non riuscite neanche a vederla, secondo me. Comunque sia, diamo un'occhiata anche alla caratteristica della batteria. Qui ci dice 1560 mAh, che sono praticamente lo standard. Dovrebbe essere 1570, però vabbè, niente di grave. Tutti i simboli, eccetera, eccetera. Perché questo iPhone è senza schermo? Beh, è molto semplice, lo schermo era danneggiato, di conseguenza sono stato costretto a cambiarlo. Per il momento l'ho semplicemente estratto, dopodiché procederò. Vi faccio vedere che era talmente danneggiato anche il frame stesso, se si riesce a vedere, ve lo faccio vedere nella realtà, diciamo, che addirittura qui mancano vite. Autofocus disattivo, non si vede un tubo. Ecco lì, potete vedere che lì manca una vite e lo schermo è venuto via lo stesso. Infatti, qui è rimasto un pezzo del frame che si è rotto, ma niente di grave. Non appena avrò gli attrezzi adatti per levare anche questa vite, perché come vedete, una vite manca, come vi ho già detto. E appunto, una volta che ho gli attrezzi per levare la vite, potrò levare il resto del frame. Dopodiché, prendo due nuove viti. Installo tutti i nuovi cavetti,
i pezzi per tenerli fermi, appunto, i pezzi metallici. Il Touch ID ovviamente non funzionerà perché, come saprete, sull'iPhone 5S ogni Touch ID è adibito alla propria scheda, quindi non funzionerà, niente di grave per me. E una volta fatto il tutto, andremo a sostituire il vetrino. Infatti, qua dietro noterete che non c'è il vetro per il semplice fatto che era rotto e quindi, essendo rotto, l'ho semplicemente levato per ora e a breve mi procurerò i pezzi di ricambio. Comunque sia, potete vedere che è tutto in buono stato qua sotto. Ora, zoomando qui, possiamo vedere chiaramente quanto sia tutto danneggiato. Cioè, danneggiato, questi sono microscopici grafiche che senza zoomare si vedono abbastanza poco, è meglio, io li vedo poco. Però possiamo dedurre che non è che sia stato trattato molto bene questo iPhone. Probabilmente non è stata mai usata una cover, che in effetti è pieno di graffi e cose varie. Se volete vedere nel dettaglio l'alluminio, andiamo dritti a 16. Ed ecco qua, questi sono proprio tutti i microscopici dettagli di tutto l'alluminio dell'iPhone. Ecco, guardate qui addirittura la scritta quanto è grande, e vedete che qui è danneggiata. Procedendo, questo sembra il classico alluminio anodizzato, che in effetti è una verniciatura che tiene molto. Infatti questo smartphone è del 2013, è uno dei primi 5S, e come vedete la verniciatura tiene ancora molto bene. Questo è il lato più danneggiato. Specialmente sul bordo cromato, che è quello che stiamo vedendo, potete vedere che ci sono. Ah, qui per ora non ce n'è, ma in cima noterete che ci sono, proprio in cima, in cima. Ecco qui, vedete, ci sono un paio di graffietti. Ok, riduciamo perché tanto abbiamo visto tutto. Se uno volesse divertirsi un po', potrebbe anche cambiare il colore, ma a me non mi interessa perché tanto volevo solo farvi vedere il tutto. E a mio parere qui funziona tutto alla grande. Vi posso togliere ancora un po' di zoom, volendo, così a mettere l'iPhone a schermo intero. E sinceramente, a mio parere, a riparare questo iPhone ne vale la pena perché tanto costa poco. I ricambi li ho già trovati, a breve li ordinerò e il tutto mi costa sui 40 euro attrezzi inclusi, quindi davvero buono per riparare un display che di solito nuovo costerebbe sui 100 euro. Quindi questo è il mio nuovo iPhone 5S, nuovo tra virgolette ovviamente, che poi andremo a riparare insieme. Quindi state aggiornati, iscrivetevi al canale se non volete perdere il video e noi ci sentiamo presto con un altro video. Ciao a tutti!